Bene, vediamo oggi la correzione della verifica sulle equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche. La verifica consisteva di 5 esercizi. Il primo, molto semplice, chiedeva di individuare quale regione nello spettro delle onde elettromagnetiche ha la frequenza maggiore, la frequenza più elevata, e la risposta sono i raggi X. Ok? Sono i raggi a frequenza più elevata, sono il penultimo, la penultima fascia di radiazione, sopra i raggi che sono quelli gamma. D'accordo? Esercizio 20, scusami, del 2, l'onda elettromagnetica ha un'intensità pari, media, attenzione, pari a 0,45 watt al metro quadro. Quali sono i valori efficaci del campo elettrico e del campo magnetico? E immaginiamo una superficie di area 0,26 metri quadri irradiata per un tempo di 60 secondi, e se l'onda viene totalmente assorbita, quindi non c'è un effetto di rimando, qual è la quantità di moto trasferita dall'onda alla superficie, alla piastra? Andiamo, se lo copio, così lo risolvo dopo. Qui. Scusate, allora, facciamo così, questo lo cancello, così si copia più facilmente. Ok, bene. Il valore medio dell'intensità dell'onda, I 0,045 watt al metro quadro, è quello relativo si calcola in relazione ai valori efficaci del campo elettrico e magnetico. Perché? Perché se istantaneamente l'intensità cambia, e quando si parla di valore medio, il valore medio è il medio sull'intero periodo, quindi è legato ai valori efficaci. Per cui l'intensità I della nostra radiazione vale C volte la velocità della luce, epsilon 0 per E efficace al quadrato. Okay? Tenendo conto che il contributo elettrico e magnetico sono della stessa intensità, se vogliamo concentrarci per adesso sul campo elettrico, qui abbiamo fatto scrivere il valore efficace del campo elettrico. Per cui basta invertire questa relazione, abbiamo la radice quadrata di I, intensità dell'onda, diviso C volte epsilon 0. Quindi la radice quadrata di 0,045 watt al metro quadro, fratto C 3 per 10 alla 8, sono 10 metri al secondo, fatemi scrivere bene, scusate, non si capisce niente. 3 per 10 alla 8 metri al secondo, per ancora 8,85 per 10 alla meno 12 coulomb al quadrato newton metro quadro, e otteniamo un valore di, sotto radice viene 4,12 volte al metro. Ok? Il valore efficace del campo magnetico è legato a quello elettrico semplicemente dividendolo per C. Quindi è 4,12 volte al metro diviso 3 in 10 alla 8 metri al secondo. E otteniamo, cos'era, 1,37. No, scusa, di 9 e... 9,7, vediamo, qui ho fatto un po' di confusione, fatemelo fare direttamente con la mia calcolatrice, così evitiamo confusione. Ah, temo di aver lasciato a caso la calcolatrice, ce l'ho, ok. Allora,
4 e 12, 10 e 8. Viene 1,37 per 10 alla meno 8 tesla. Questo è il valore che faccio. D'accordo? Dopodiché diceva, se la reazione viene assorbita da un'area di 0,26 metri quadri per un tempo di 60 secondi, un minuto, quanta quantità di moto trasferisce? Allora abbiamo visto che la quantità di moto trasferita, non l'ha detta P, vale l'intensità di energia, quindi il valore medio dell'intensità della nostra direzione diviso C, per l'area della superficie che assorbe la radiazione, per il tempo durante il quale la radiazione viene assorbita. Quindi abbiamo, quant'era, scusate, 0,045 watt al metro quadro fratto 3 in 10 alla 8 metri al secondo per A, che era 0,26 metri quadri, per ancora un minuto 60 secondi. E otteniamo un valore di 2, molto piccolo ovviamente, 2,34 per 10 alla meno 9 kg per metri quadro secondo. Ok? Nella nostra verifica c'è solo l'intensità, giusto? Sì. Okay. Tutto chiaro? Siamo all'esercizio 3, questo può copiare. Ingrandisco un po', ecco fatto. Dice un, pardon. In un condensatore ad armature circolari, di raggio 2 cm, il modulo del campo elettrico aumenta linearmente nel tempo con la rapidità di 1,218 newton su coulomb al secondo. Qual è l'intensità del campo magnetico a una distanza di 4 cm dall'asse del condensatore? Calcola inoltre la corrente di spostamento all'interno del condensatore. Quindi abbiamo la corrente che arriva, corrente di conduzione, una piastra, un'altra piastra del condensatore circolare, questa ha un raggio R grande che vale 2 cm e vogliamo il campo magnetico a una distanza di 4 cm. Quindi qui siamo in una regione esterna al condensatore, d'accordo? Per cui possiamo usare, possiamo vederlo anche in questo modo, se lo vediamo in proiezione, questa è la piastra del condensatore circolare, questo è R grande, noi vogliamo il campo magnetico a distanza R piccolo di 4 cm. Okay. La corrente di spostamento risente del flusso all'interno dell'area coperta dal condensatore, perché all'esterno, cioè in questa zona, non c'è campo elettrico, quindi il flusso si calcola su quest'area. Quindi se andiamo a scrivere l'equazione di Ampère, cioè la circuitazione di B in DL, quindi B a distanza R dall'asse per la lunghezza del percorso 2π greco R piccolo, questa vale mu0 per la corrente di spostamento IS, ovvero sia mu0 per epsilon 0 per la derivata rispetto al tempo del flusso del campo elettrico attraverso l'area
con la superficie, verso l'area quest'area qui, questa S è quest'area qui, perché all'esterno di quell'area, ripeto, il flusso non c'è. Di conseguenza avremo, quindi B, la distanza R dall'asse per 2π greco R, questi due R sono i famosi 4 centimetri, come mi0y0, che avremo π greco R grande al quadrato per la rapidità con cui cambia il campo elettrico, che ci viene data. Quindi B di R vale, i due pi grechi li possiamo semplificare, quindi avremo mi0y0 diviso 2 R quadrato diviso R piccolo per dN di T. Quindi ci sarà mi0 4 pi greco per 10 alla meno 7 di unità, non me le ricordo mai, per 8,85 per 10 alla meno 12, poi c'è R grande, quindi 0, trasformiamo in metri, 0,2 metri alla seconda, diviso R, quindi c'è un 2 qua sotto e R che è 0,04, 4 centimetri, per ancora, scrivo sotto perché sopra non mi sta, la rapidità di variazione del campo elettrico, quindi 1,2 per 10 alla 8 newton su coulomb e secondo, che viene 6,67 per 10 alla meno 12 tesla. La corrente di spostamento all'interno del condensatore, y0 la superficie, π greco R grande al quadrato per dE su dT. Quindi 8,85 per 10 alla meno 12 coulomb alla seconda newton metro quadro, π greco 0,02 metri alla seconda, per ancora erano 1,2 per 10 alla più 8 newton su coulomb al secondo, e viene 1,33 per 10 alla meno 6 ampere. Che è uguale alla corrente di conduzione, quella che fluisce nei nostri due fili, in questo. Se invece, attenzione, avessimo avuto, anziché i dati invertiti, metti che fosse stato 4 centimetri il raggio della piastra e 2 centimetri la distanza dove volevamo il campo elettrico, allora qui avremmo avuto a destra e a sinistra lo stesso R piccolo, quindi si poteva semplificare. Invece questo qui è l'R grande del condensatore, quindi all'esterno del condensatore il campo va come 1 su R, la legge di Biot-Spahn. Ok? Esercizio numero 4, lo chiudo. Eccolo qua, qui c'era il disegno anche. Sostanzialmente molto simile al precedente, diversità. Qui dice: osserva attentamente la figura riportata. Il condensatore face piani paralleli a forma circolare e ha un raggio R grande ed è collegato a un generatore di corrente che fa circolare un corrente di intensità I. Ho usato lettera maiuscola, c'è quella minuscola, ma insomma la corrente di conduzione è I. Il punto A si trova all'interno della regione tra le due piastre, a una distanza di R dall'asse del condensatore.
determina l'espressione, quindi si chiede che devo determinare una formula dell'intensità del campo magnetico prodotto nel punto A. Ok? Quindi vediamola come prima in pianta. Qui abbiamo, questo rappresenta il disco esterno del condensatore, quello di raggio R grande. E noi siamo fatemi disegnare, penso in blu, una distanza R piccolo dall'asse, quindi ci interessa questo flusso, ci interessa B a distanza R con R interno al condensatore. Ok? Attenzione, qui ci danno la corrente di conduzione I che all'interno del condensatore diventa la quella di spostamento, quindi diventa epsilon 0, quindi pi greco R grande al quadrato per E su di T. Okay? Noi non sappiamo quant'è la rapidità con cui cambia il campo elettrico, ma abbiamo informazioni sulla corrente. Quindi usare il lato destro di questa espressione era corretto, però visto che il problema mi informa su I e non mi chiede di determinare questo, cioè è più adeguato al testo usare come variabile nella formula finale la quantità I. Tra un attimo mi spiego meglio. Come possiamo dire? Utilizziamo di nuovo la relazione di Ampère generalizzata, quindi la circuitazione di B dentro il condensatore, stavolta raggio R piccolo, viene B sempre di L, B a distanza R dall'asse per 2 pi greco R piccolo vale quanto? Beh, 0 epsilon 0, ok, stavolta ho l'area che è pi greco R piccolo al quadrato per dE in dt, ok? Ma questo posso esprimerlo come, invertendo la relazione di prima, la corrente I diviso epsilon 0 pi greco R quadro, R grande quadro. Ok? Se volete, questa parte R epsilon 0 è la densità di corrente di spostamento. Di conseguenza qui posso semplificare i due pi grechi a destra e a sinistra, anche un R, e quello che ottengo è che B a distanza R, cioè nel punto A, dentro il condensatore, vale 0 epsilon 0 diviso 2 per R per I diviso epsilon 0 pi greco R quadro, i due epsilon posso buttarli via e mi rimane tiriamo fuori le due costanti, mi zero sopra, sotto 2 volte pi greco, R piccolo, R grande al quadrato e la corrente I. Ok. Oppure, se potevo usare la formula di prima, facendo intervenire la corrente, scusatemi, la variazione, la derivata del campo elettrico, che però, della quale però non siamo informati, perché quindi faccio un passo in cui mi calcolo anche quella, d'accordo? Chi ha utilizzato l'espressione con V su di T non è scorretta, però è meno aderente al testo. Ok? L'ultimo, domande fin qua? No. L'ultimo riguardava i filtri polarizzatori. Fatemi copiare, ce la facciamo, penso di sì. Eccoli. Qui c'era un filtro composto da 3 polarizzatori,
avevamo un fascio laser che esce dalla sorgente con intensità di 500 watt al metro quadro e passa prima un filtro orientato verticalmente. E quindi questo produce, facciamo così, qui abbiamo il nostro, la nostra sorgente laser, poi abbiamo il primo filtro con un angolo di 0 gradi verticalmente, quindi qui abbiamo i 0, qui esce un fascio I1 e I1 avrà un'intensità rispetto ai 0 che è la media sul periodo, quindi su 360 gradi, del coso in quadro dell'angolo che produce un mezzo. Dopodiché c'è un secondo filtro, 2, orientato a 45 gradi rispetto alla verticale, quindi dal filtro 2 esce un fascio I2 che ha l'intensità che è il fascio entrante I1 per il coseno al quadrato di 45 meno 0, quindi di 45 gradi, il cui valore al quadrato è proprio di un mezzo. Infine, il 2 attraverso un terzo filtro, 3, dove l'angolo è a 90 gradi rispetto alla verticale, quindi a 45 gradi del precedente. E da questo esce un fascio I3 che vale I2, scusate, per il coseno quadro della differenza tra l'angolo di orientazione del filtro e l'angolo del fascio incidente, quindi 90 meno 45, che sono 45, anche in questo caso ottengo un mezzo. Quindi qui ho un 250 watt al metro quadro, qui ne ho 125 e l'ultimo ne ho 62,5. Metro, se riesco a scrivere metro quadro, ecco. Prego? Ok, grazie. Ci sono domande? No. Bene, allora ci fermiamo qua.